Siamo con il candidato sindaco di Palermo, Giuseppe Mauro, sostenuto dalla lista di Pionati ADC. Giuseppe Mauro, ci spiega quali sono le motivazioni della sua candidatura come sindaco di Palermo? Penso che è arrivato il momento di metterci la faccia e di assumersi con responsabilità nei confronti di questa città. Questa è la motivazione. Motivo per cui parto da un presupposto che tu ti puoi permettere di parlare nel momento in cui hai una proposta di governo. La proposta di governo non puoi che portarla avanti se esprimi una candidatura sindaco in prima persona. Qual è la medicina di questa città? Non penso che oggi Palermo abbia bisogno di medicina. Palermo è una città purtroppo è all'emergenza, per cui oggi parlare di programmi faraonici, parlare di programmi di qualcuno che può risolvere i problemi con la bacchetta magica, prendiamo semplicemente in giro la gente. Oggi dobbiamo avere semplicemente il buon senso di rimboccarci le maniche e affrontare le singole emergenze una per una, con tutto quello che è fattibile e quindi tentando di fare un errore in meno rispetto al passato, perché oggi fare il sindaco Palermo è veramente una grande responsabilità. Con tutto quello che consideriamo, quindi dalle partecipate, tutto quello che esiste, partecipate mi sembra uno dei problemi insieme a quello dei rifiuti maggiori che la nuova amministrazione dovrà affrontare. E non ci sono grandi ricette. Prepensionamento da un lato, unica holding unitaria per tutti, eliminare tutti i consigli di amministrazione lasciando semplicemente uno, che dico partiamo dal presupposto che tutti e tutte le partecipate hanno già avuto, e fino ad oggi hanno 3 consigli di amministrazione ciascuno, che di solito sono il premio per i primi non eletti. Qui dobbiamo andare invece al contrario, qua bisogna fare gabbia in regia unica, una holding, prevenzionamento e i conti che ho fatto con i miei tecnici, parliamo circa 1200 persone che possono andare tranquillamente in pensione, poi formarli e metterli a lavoro. Il volano della nuova amministrazione deve necessariamente essere il turismo, parliamo di una città straordinaria, una città bellissima, una città che deve ritornare ad essere quella di un tempo, una città in cui il turismo deve sbarcare al porto, abbiamo considerato che abbiamo forse, a differenza di moltissime altre città, il porto praticamente al nel cuore della nostra città, 200 metri dal Politeama, per cui Palermo deve ritornare a rivivere il turismo e dobbiamo soprattutto partire dall'educare i nostri figli e capire come accogliere un turista e come possiamo indicargli un monumento piuttosto che un altro. Questo è Palermo e deve assolutissimamente ritornare quella capitale del Mediterraneo che ha tutti noi essere. Lei fa politica da molti anni, ci spiega la sua storia? Io comincio a fare politica, molti non lo sanno, l'Umberto, uno dei maggiori licei palermitani, dove ho fatto per 4 anni rappresentante istituto e considerate che ho fatto l'Umberto dall'88 al 93, per cui il 92, l'anno delle stragi, ero rappresentante istituto e ancora ricordo quando guidavo il corteo degli studenti alla funerale di Giovanni Falcone. Poi quando abbiamo commemorato la morte di Falcone con Paolo Borsellino e Antonio Umbertini, quindi la mia passione per la politica nasce sui banchi di scuola. Dopodiché mi candido subito a 19 anni sindaco del mio comune di origine, Cimin, e perdo però per una manciata di voti. E poi a 22 anni e mezzo, quasi 23, faccio il salto essendo eletto consigliere provinciale. Quindi considerandomi che ritrovo ad essere consigliere provinciale del 98 e vicepresidente della commissione pubblici per 5 anni, in età assolutamente giovane. Poi nella vita ci sono dei momenti in cui pensi di fare il salto e ti giochi la carta. Io mi sono giocato la mia carta appuntista politica nel 2001, quando manco l'elezione avrei potuto ragionare per col CCD, non per moltissimi voti. E oggi, col senno di poi, molti dicono se prendevo 4, 5, 600 voti in più, forse il mio percorso politico sarebbe stato d'altra natura. Però sono andato avanti, ho avuto i miei 3-4 anni in cui mi sono allontanato dalla politica per scelte, perché le tappe, avendo bruciato le tappe, scontato che ho avuto momenti in cui era necessario e opportuno farsi un attimo da parte, e poi nel 2008 ritorno facendo il segretario particolare, oggi un altro candidato sindaco, Marina Cronia, fino a quando un anno fa chiudo il rapporto con Francesco Pionati, assumo la guida del partito in Sicilia e da qui la scelta di candidarmi sindaco su Palermo. Qual è stato il motivo della rottura politica con Marianna Caronia? Marianna Caronia è una persona alla quale io ho lavorato gomito a gomito per 3 anni, è una persona alla quale riconosco grande spirito e venerazione, una persona che lavora sicuramente, però in politica necessita, oltre che il riconoscere il merito del lavoro di una persona, necessita anche che si debbano anche condividere dei percorsi, e parlo di percorsi politici, per cui la mia lontananza, il mio lontananza Marianna viene semplicemente per motivazioni di natura politica, perché nel momento in cui non si condivide più un percorso, proprio di scelte politiche, è opportuno che ognuno faccia la sua strada, fermo restando che i rapporti sono rimasti comunque buoni. Lei sosterrebbe la candidatura della Caronia al ballottaggio? Sicuramente, a parità di condizioni, Marianna Caronia è un candidato che conosco di più, cioè per cui è un candidato col quale viene come fatto naturale sedersi in prima battuta, fermo restando che io ho detto sempre, ho precisato in queste settimane,
che dobbiamo fare una grande scissione tra elezioni amministrative, elezioni regionali o nazionali, per cui la nostra scelta di andare da soli con la nostra candidatura è proprio per avere le mani libere al secondo turno. Cioè al secondo turno ci metteremo nelle condizioni di valutare seriamente i programmi e soprattutto la possibilità concreta che questi programmi vengono realizzati da parte dei due candidati che andranno al ballottaggio, e devo dire che senza riflessioni di natura partitica o senza riflessioni di schieramento valuteremo le due candidature in maniera assolutissimamente asettica uguale. Lei ha avuto dei problemi giudiziari anni fa, sulla vicenda LTS. Ci spiega la vicenda? Questa è la vicenda del 2002, sono passati 10 anni e ancora oggi non ho un giorno di condanna e sono rimasto vittima di un ragionamento, perché se pensate che nell'ETS io ho fatto l'amministratore per appena 32 giorni, negli ultimi 32 giorni della società, quando c'erano i conti correnti bloccati, la società aveva già 40 milioni di euro di debiti 6 mesi prima che io diventassi amministratore. Il mio veramente, allora ero pure consigliere provinciale in carica, facevo il capogruppo per l'UDC in provincia, quindi ho tentato di salvare quello che, se c'era una condizione per salvare, non ci sono riuscito e poi sono rimasto con il cielo in mano, di conseguenza sono rimasto vittima di un ragionamento. In maniera assolutamente serena ho affrontato la vicenda con la maturità che mi contraddistingue, ho la coscienza pulita, addirittura sui giornali si parlava di spostamento di computer e quant'altro, quando proprio in quei giorni ci sono i biglietti aereo che dimostrano che proprio in quei giorni il trasloco non è nemmeno a Palermo, era per Roma, e questo ci hanno chiuso. Dopo 10 anni che non c'è un giorno di condanna, se in maniera assolutissimamente serena mi affaccio a una candidatura a sindaco, che come capite benissimo, una candidatura che comunque ti espone, lo faccio perché ho la coscienza a posto e perché ho pienamente fiducia nella magistratura. Cosciente del fatto che sono passati ormai 10 anni e capite che siamo nelle condizioni, parliamo comunque tra virgolette di imputazioni, virgolette societarie, e non stiamo parlando né di reati né di 41 bis né di associazione mafiosa né di quant'altro, semplicemente un fatto prettamente societario, e allora il mio giudizio è semplicemente il mio giudizio di ufficio in quanto amministratore. Cioè, questo è un fatto che va precisato, nel senso che non vengo rimesso a giudizio perché vengo trovato a fare una cosa che non andava fatto perché mi ero trovato un movimento sbagliato, ma semplicemente in quanto amministratore era l'ufficio necessario che questo avvenisse. Se non fosse candidato sindaco, per chi voterebbe? Ma guarda, ti posso dire, io sto avendo la possibilità in questa campagna elettorale di conoscere discretamente bene tutti i candidati e devo riconoscere a tutti quanti un grande spirito di abnegazione. Ti posso dire che c'è una squadra che oggi Palermo, al di là del fatto, al di là della data anagrafica, che siamo tutti candidati giovani tranne il professor Orlando, però considera che sono tutti candidati che sicuramente sono animati di buonissima volontà. Quindi credimi che nel momento in cui due di loro arrivano al ballottaggio, avrei seriamente difficoltà, se non concentrandomi su quelle che sono le proposte concrete, a fare una scelta. E la mia scelta non sarà a penalizzare l'altra persona che non ho scelto, ma semplicemente che una scelta va fatta, perché se potessi farlo, scegliere tutte e due. Cioè, per dirti che c'è una squadra, i ragazzi si sono messi in discussione, ci stanno mettendo la faccia, io parto dal presupposto che è meglio essere criticati facendo piuttosto che criticare standosene a casa. E quindi comunque dobbiamo riconoscere a tutti, al professor Orlando che si è rimesso in discussione dopo anni, al di là delle motivazioni politiche, Fabrizio Ferrandelli, tutto gli si può dire, ma è una persona che lavora da un quinquennio a Palermo e non solo. Massimo Costa altrettanto, lascio un ruolo e fargli il candidato sindaco, tutte le difficoltà che ci sono, la stessa Maria Macaroni, persona che lavora, Alessandra Ricò, lo conosciamo tutti, quindi parliamo comunque di persone che abbiamo fatto una scommessa, ci stiamo mettendo la faccia, coscienti del fatto che oggi chiedere un voto a Palermo non è facile. Allora noi, rispetto a tantissimi altri, rispetto a tanti, ai grandi della politica, hanno preferito stavolta non scendere in campo, standosene a casa, facendosi giochi di palazzo, aspettando il prossimo turno della regione o quant'altro, dobbiamo riconoscere a queste 11 persone la capacità, la forza e gli attributi per scendere in campo e per dire noi ci siamo pronti a assumerci le responsabilità. Grazie Giuseppe Mauro.